Antonio, che emozione hai provato dopo il gol messo a segno contro la Fragolese domenica? Beh, emozioni tante, tante emozioni, ovviamente super positive perché diciamo per come si era messa la partita, che stavamo perdendo 1-0, poi siamo riusciti a ribaltarla, devo dire che troppe, troppe emozioni positive. È molto contento, insomma. C'è stato un bel abbraccio da parte di tutta la squadra. Che significato ha? Secondo me questo abbraccio, il significato è che proprio si vede la squadra, il gruppo, proprio io, a me piace chiamare famiglia perché si vede questo gruppo che non molla mai e si impegna sempre, e quindi ecco perché anche otteniamo questi risultati. Pensi che questo gruppo possa fare la differenza? Certo, io penso che la sta già facendo la differenza, però andando avanti, quando saremo ancora più uniti, penso che si vedrà e come. Torni a Matera da ex, che ambiente troverai a Casalano? Troverà secondo me un ambiente tosto perché conosco bene la tifoseria materana e penso che sia una delle tifoserie più importanti del campionato, quindi non sarà facile per noi, però dobbiamo lavorarci in settimana per prepararla al meglio possibile. Che partita sarà secondo te? È una partita tosta, combattuta, perché comunque loro sono una buona squadra per me, non meritano quella classifica, al mio punto di vista, però cioè, sarà una partita molto, molto impegnativa, insomma. Ormai l'equilibrio si sta più o meno delineando lì in testa alla classifica. Pensi che saranno queste le squadre che si contenderanno la vittoria del campionato? Io penso di sì, però sai, nel calcio c'è sempre la sorpresa, quindi bisogna aspettarsi sempre di tutto.